Partiamo con l'impasto delle zeppole. Versiamo in una pentola acqua, burro e un pizzico di sale e portiamo sul fuoco. Quando il burro è sciolto e l'acqua inizia a bollire, aggiungiamo la farina e mescoliamo fino ad ottenere una massa compatta. Togliamo la pentola dal fuoco e allarghiamo l'impasto per farlo intiepidire. Amalgamiamo un uovo alla volta fino ad ottenere un impasto denso e cremoso. Poi mettiamolo in una sacca à poche. Su una teglia con carta forno diamo forma alle zeppole. Cuociamo in forno ventilato a 200 gradi per 15 minuti, poi per altri 10 minuti a 190 gradi. Dedichiamoci alla crema. Scaldiamo il latte e in una ciotola uniamo uova, zucchero e farina. Versiamo il latte caldo a filo. Facciamo addensare la crema sul fuoco e lasciamola raffreddare. Quando le zeppole sono fredde, farciamole con l'aiuto di una sacca à poche. Decoriamo con amarene sciroppate e una spolverata di zucchero a velo.